io. Tutta la dottoressa Fabiani. Ciao. Come ti senti? È bello, però veramente un'emozione incredibile. Cioè, non pensavo. Davvero sono rimasta perché non pensavo. Poi forse devo aggiungere la componente familiare, i miei amici, quindi comunque è un po' una festa. E insomma, certe cose ti fanno bene ma anche un po' male. Quindi insomma, dà più scavano. Adrenalina questo di una diretta o di una piccata? Ma assolutamente sì, ma chi se ne frega delle dirette? Sì, è stata molto brava, 104 su 110, sì, abbiamo ascoltato, sì. È stata proprio brava, ferma, una bella soddisfazione. Sì, la dedico. Sì, sono abbastanza soddisfatta e dedico la mia laurea sicuramente ai miei genitori che ci hanno sempre creduto, mi hanno sostenuto. Io ho avuto una carriera universitaria molto, molto travagliata perché ho cambiato due facoltà, quindi vengo dalla facoltà di lettere moderne dell'Aquila, poi ho dovuto farmi riconoscere degli esami qui, ricominciare da capo, ho fatto tantissimi esami. Infatti c'è stato anche un po' un attimo di emozione con il professore che era appunto il capo del dipartimento, ma insomma sono felice e basta, adesso non so neanche più quello che dico. È stata dura però studiare, lavorare, conciliare, insomma. Beh, è stata dura, sì, devo dire che non è stato tutto rose e fiori e mi rammarico del fatto che forse avrei potuto farla un po' meglio per alcune cose, cioè tipo seguire di più eccetera, però insomma non si può fare tutto nella vita, quindi sono comunque soddisfatta di questo risultato, guarda, veramente non ci credo. Senti, oggi qua ho visto, ci sono amici, il fidanzato? Boh, no, lui non... Sì, boh, è nei paraggi. Comunque c'è, ti ha festeggiato. Senti, regalo di laurea? Ti aspetti? Ma non lo so ancora, dei miei amici, i miei genitori mi hanno regalato un nuovo computer Macintosh bellissimo, non vedo l'ora di usarlo e tanti tanti pensieri, tanti pensierini da parte di amici e parenti. Stasera si festeggia? Non lo so, per adesso voglio riposare. Non ci credo. Mi sa che cominceremo a festeggiare da adesso.